Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Allora, nel precedente video dove vi parlavo di alcuni commenti idioti che ultimamente mi stanno lasciando sotto a video vecchissimi di 2 anni fa, vi avevo lasciati, quindi nell'ultima parte del video, vi avevo annunciato che avrei fatto un video dove vi spiego perché Matilde, quindi la bambina che di 8 anni, che avete sempre ultimamente visto nei miei video, soprattutto quest'estate, quindi perché lei non fa più video con me, o comunque non fa più video nel suo canale. Allora, in molti, cioè, ho dovuto fare questo video per forza perché me lo chiedete ovviamente sempre perché vi eravate affezionati comunque anche a lei. I video che ho fatto con lei vi sono piaciuti tantissimo e poi non l'avete vista più. Che è successo? Inizialmente non facevo video con Matilde per motivi logistici, quindi io ero impegnata con il lavoro, l'università e tutto. Lei era impegnata con la scuola, l'inizio delle attività che fa, quindi danza, eccetera. E i compiti ovviamente, perché è una bimba e deve fare i compiti. E quindi poi abitiamo anche abbastanza lontane, non tantissimo, però comunque abbastanza, quindi dovrei andare di proposito a casa sua per fare i video ed è un po' un casino. E quindi non ci siamo riusciti ad organizzare più per fare i video. Questo era quello che era successo all'inizio. Poi, successivamente io ho chiamato il padre della bambina, appunto, ho detto: ma posso venire a fare un video con Matilde? E il padre mi ha detto: dobbiamo parlare. Io sono rimasta un attimo preoccupata perché ho detto, cioè, che è successo? Cioè, quando una persona dice dobbiamo parlare, scatta automaticamente il panico nella testa. Quindi ho detto, ok, vediamoci, prendiamoci un caffè e parliamone. Che è successo? Sono andata a casa sua e il padre mi ha... la bambina non era presente. Il padre mi ha detto che, d'accordo con la moglie, ma in realtà è d'accordo anche la bambina, non vuole fare più video su YouTube. E anche i genitori sono contrari a farle fare i video perché ultimamente YouTube non era più divertente per lei. La bambina si è aperta il canale inizialmente per gioco, cioè nel senso sempre sotto la supervisione dei genitori, sempre sotto anche la mia supervisione perché alla fine, cioè, sono un'adulta ormai. Non, abbiamo sempre cercato di proteggerla, abbiamo sempre cercato di gestire noi tutto, soprattutto i suoi genitori, quindi leggevano i commenti, rispondevano, cercavano di essere loro attivi per lei, perché comunque la bimba è piccola e certamente non può stare dietro a un canale, quindi comunque i video li montava il padre e tutto quanto. Questo per rispondere anche a chi la criticava dicendo: sei una bambina, i tuoi genitori ti permettono di stare su YouTube. Sì, perché non faceva niente di male, faceva video di slime, faceva video di bambole, cioè appunto non faceva niente di male. Molti di voi commenteranno: e sai che le regole di YouTube impongono che bisogna avere 14 anni, non so quanti anni, ah no, bisogna essere maggiorenni per stare su YouTube. Cioè, ragazze, vi ricordo che la maggior parte delle persone famose su questa piattaforma aveva meno di 18 anni quando lo è diventata. Quindi, cioè, fate dei commenti idioti, idioti, non vi rendete conto dei commenti che ogni tanto fate perché poi avete degli idoli che magari hanno anche meno di 18 anni, cioè riprendetevi, veramente riprendetevi, perché io veramente mi incazzo, già avevo fatto un video con la bambina presente, cioè vedetevi quel video dove già vi avvertivo che se fossero continuate delle situazioni che adesso vi spiego, la bambina non avrebbe più fatto video. E è arrivato questo momento e mi dispiace perché questo è darla vinta a queste persone idiota, a queste bimbe, non persone perché sono bimbe, ancora non sono adulte, non hanno ancora, e si vede che non sono adulte perché ancora non hanno proprio un cervello che funziona realmente con un pensiero concreto, vanno solo per imitazione, vanno a moda, quindi se uno scrive fai schifo, loro a pecora vanno schifo, 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 cioè mi dispiace dire queste cose perché non voglio offendere soprattutto bimbe, però vi fate offendere perché voi avete la forza e la capacità di offendere in quel modo un'altra bambina, una vostra coetanea, come avete il coraggio di offendere anche gente adulta, quindi vabbè. Quindi non capisco perché poi non debba rispondervi a tono. Allora, se le parolacce le sapete scrivere, le parolacce ve le potete anche sentire dire, per dire, no? Vabbè. Che è successo? Il padre mi ha detto che ultimamente Matilde stava ricevendo troppi commenti negativi, ma non solo negativi tipo fai schifo, che quello figurati, ma bestemmie, commenti dove gli dicevano devi morire, spero che ti venga un cancro, i tuoi genitori devono morire, cose di questo tipo. La bambina rimaneva male, ma anche se molte volte non capiva nemmeno il significato di quello che le veniva scritto perché è piccola. E il padre cercava di bloccare, ma era un casino perché i commenti arrivavano di continuo.
Il padre si è stancato, cioè il padre ancora non ha chiuso il canale è ancora attivo, ma la bambina non ha più l'accesso, quindi lei comunque non guarda più. Lei ha detto che non aveva più la gioia di accendere la telecamera e fare un video. Cioè è una cosa bruttissima. Io sono incazzata nera perché per colpa di gente idiota, di bambine stupide, stupide, veramente io qui dico, ma a questo punto dove sono i vostri genitori? Ma che educazione vi hanno dato i vostri genitori? Veramente vergognatevi. Fate schifo, veramente. La vergogna. Cioè, vi auguro che qualcuno possa venire a casa vostra e dire fai schifo nel momento in cui fate un saggio di danza, una recita, una cosa, per farvi vedere come vi sentite. Perché, cioè, io mi metto al vostro livello, sì, mi metto al vostro livello, voi bambine idiote, bacate. Cioè, con un cervello, anzi senza cervello, perché avete interrotto un sogno, una passione, una cosa bella che faceva una bambina di 8 anni, lo faceva in un modo pulito, in un modo bello, bello. Una bambina, cioè rendetevi conto di quello che siete riusciti a fare. E io sono impotente in questo momento, perché se fosse mia figlia, le avrei detto, le avrei spiegato la situazione, le avrei detto, guarda, amore di mamma, lasciale perdere, sono bambine come te che scrivono commenti idioti, quindi tu sei superiore e continua, ce l'hai fatta continuare proprio per dare uno schiaffo morale a queste persone. Ma ovviamente i genitori non se la sentono più di farla continuare perché vedono la bambina stare male ed è ovvio che preservano la bambina. Cioè, io non è che non la vorrei preservare, io la vorrei far crescere facendole capire che queste sono persone che non hanno un cervello. Che sono pecore, sono idiote. Quindi tutti scrivono una cosa, allora anche gli altri devono commentare e scrivere la stessa cosa. Quindi fai schifo, eccetera, eccetera. Veramente, io sono senza parole. Non mi interessa se in questo video sono così antipatiche e tutto quello che volete, ma veramente siete idiote, idiote. E non parlo a chi mi segue, chiaramente sto parlando a quelle bambine, bambini che commentano in quel modo. Cioè, veramente siete idiote. Ve lo giuro, vi auguro che qualcuno vi faccia rimanere male nel momento in cui state facendo una cosa che piace a voi, perché solo così potete capire. Io credo che solo chi c'è passato da determinate cose smette di farle. Quindi chi ha ricevuto bullismo non farà il bullo, chi ha ricevuto un furto non ruberà, chi ha ricevuto una parolaccia e si è sentito imbarazzato non lo farà a sua volta. Cioè, quindi passateci. E poi forse capirete questo video. E con questo vi ho dato la spiegazione perché Matilde non la vedrete più e lei non farà più video. Quindi vi ho dato sia questa spiegazione sia mi sono sfogata. E niente, quindi il video finisce qui. Pensateci, pensateci veramente, anche voi che mi seguite, pensateci a quello che è successo, a quello che queste persone hanno provocato a una bambina di 8 anni. E pensate, quindi pensate e pensate. Io spero che questo video venga condiviso perché tutti devono sapere. Questi commenti idioti provocano, ok? Quindi, niente, spero che questo video sia servito, non vi sia piaciuto, e noi ci vediamo, spero, serenamente al prossimo video.